attenzione, Dance Pill, come sapete, la rubrica dedicata al mondo del ballo. Oggi ci trasferiamo nel mondo caraibico. La settimana scorsa eravamo in quello delle danze latinoamericane, quindi quelle più da gara. Oggi invece siamo quelle in più da strada, da piazza, da festa. E parliamo della bachata, il ballo sensuale d'eccellenza. La bachata è nata a Santo Domingo, e precisamente nell'anno del 1940. La bachata era un ballo ballato soprattutto dai ceti sociali più poveri. È per quello che anche io mi sono avvicinato meglio a questa danza. Non fare quello che vuol catturare anche il favore dei poveri, perché tu hai un sacco di soldi, ok? Pensate che la borghesia, cioè quella che fa parte, insomma, Frankie e Fede, insomma, al ceto sociale più alto, declassava molto la bachata, perché uno intanto faceva parte appunto del ceto più basso, che erano appunto diciamo i poveri e quelli che non lavoravano, però anche perché era fatto un po' da movimenti molto volgari e osceni detti da loro. Semplicemente erano sensuali, anche perché, come ben sapete, la bachata è un ballo cura. Esatto, cioè soprattutto è un ballo molto vicino, insomma, si corteggia la donna, si abbraccia, si sfiorano i due ballerini. Per 40 anni questo ballo fu mantenuto in questa versione, però vicino al 1980, quindi i giorni nostri, ci furono artisti che adesso vi elenco, come ad esempio Luis Guerra o Romeo Santos, Prince Royce, oppure ad esempio un gruppo famosissimo, gli Aventura, presero questa versione ritmata della bachata e crearono delle canzoni su questo ritmo, proprio per avvicinare, secondo la loro capacità professionale, tutti gli amici del mondo, in questo caso ballerini, a questo genere musicale. Quindi Obsession degli Aventura è una baciata? Sì, esatto, una baciata che è nata appunto vicino agli anni 2000. Infatti subito la baciata era conosciuta solo nel mondo caraibico, quindi Santo Domingo, poi si spostò a Cuba, Porto Rico, poi pian piano si spostò in Italia e in tutta Europa, in Europa in generale. Allora, attenzione, io vi faccio vedere un video di due ballerini che forse conoscete, in una scenografia che forse conoscete. Squacquerone, hai ballato con Squacquerone? No, magari. Vi faccio vedere la baciata, però in versione moderna, ovvero la baciata che si utilizza in versione coreografica con delle figure un po' nuove, però datate nel tempo ritmato della baciata. Sigla! And everything is not the same. It feels like all the lives have changed. Maybe when I'm older it'll all go down. But it's killing me now. Cercato di nascondere. Bravo Sonny, bravo! Le tende rosse, perché so che Frank. Ma chi è che ride, Frank? Credo sia la vera che stia ridendo. Ma non si ride, io mi sono impegnato. Era anche la vera, io vedevo proprio la sincronia con il movimento della bocca della vera, però magari mi sbaglio. Che cattivi, che io non presenterò più la mia rubrica, perché qui non. Guarda Sonny, veramente bravo, bravo davvero. Cioè, peccato quell'orrendo scenario dietro che c'era, però vabbè. La tenda rossa, che proprio il rosso è il colore dell'amore e si avvicina molto con lo stile non sensuale. Passano i camion con i tori che trasportano i tori da una parte all'altra. Non c'entrano i tori. I tori non c'entrano. Bene ragazzi, Dance Pill di oggi vi ha presentato la baciata in tutte le sue forme, sia come è nata e come è arrivata adesso, e queste erano le Dance Pill di oggi. Ciao a tutti da Sonny.